Che luogo è mai questo, nel quale sono appena giunto? Io non vi trovo aria pura per respirare. L'acqua vi manca. Dappertutto io non sento, né altro intuisco, nelle tenebre profonde che mi circondano, che precipizi ed abissi. Quale opaca oscurità. I miei passi incerti ed esitanti esplorano il terreno ed avanzano brancolando. L'uomo si trovò al centro dell'oscurità, sul luogo dell'ognomone della meridiana. Disposti in semicerchio, sul luogo delle ore, 700.800 esseri, o più o meno, lo guardavano. E l'uomo percepiva la presenza di tutti, come essi, tutti, percepivano la presenza dell'uomo, mentre ignoravano la loro presenza reciproca. Ti chiamano, non odi. Ecco la prima sala. Ascolta quanti pianti a te d'intorno. Intendi come si glorificano e si esaltano le tue virtù. Levati ritto. Devo nascere più volte, dove andrò una volta spezzati i ceppi dell'umanità. Ho succhiato l'osso radio di mio padre, dovetti andare a vomitare, poi tornai e continuai. La nostra mente è addolorata per l'uomo che ci ha nutriti, che ci ha dato le cose prelibate. Succhiamo le sue ossa come se fossero spatole per la calce. Tempo di togliere il lutto e di preparare i recipienti nei quali i morti verranno a dissetarsi. I morti muoiono di sete. Versate lacrime calde per mio padre morto. Cade dai miei occhi. Dall'oscurità vennero quattro mosche: Curtonerva, Sarcofaga, Callifora e Lucilia.
Esse deposero le loro uova nelle narici e nell'angolo interno degli occhi del cadavere, i cui bulbi erano afflosciati e la cornea torbida e raggrinzita. Ti chiamano, non odi. Ecco la seconda sala. La tua testa, o Signore, ornata con lunghe trecce di femmina asiatica, naviga nella barca, e lo splendore del tuo volto illumina la dimora del Dio lunare. La parte superiore del tuo corpo è azzurra, come lapislazzulo. La tua capigliatura ricciuta è più nera della porta del soggiorno dei morti. I raggi di Ra illuminano il tuo volto, ornato di pietre azzurre. Essa si chiama Bor, fossa, e questa fossa è vuota, e chiunque entra in essa, non vi è alcuno che lo sostenga, lo trattenga, per evitare che cada. Anzi, tutti lo sospingono, perché cada in essa. Vennero dall'oscurità il coleottero d'Ermestes e la farfalla Anglossa pinguinalis a deporre le loro uova sul cadavere, perché il suo grasso sarebbe stato un buon cibo per le loro larve. Ti chiamano, non odi. Ecco la terza sala. Si orna il tuo collo con oro e fine rame. Le due metà del tuo corpo sono due uova di cristallo. Tu sei assiso al tuo posto. Ecco che gli dèi ti restituiscono l'uso dei tuoi occhi. Abituatevi a credere che l'anima non è niente per noi. Infatti, tutto il bene ed il male sono sensazioni, mentre la morte è la privazione delle sensazioni. Così la morte, il più terrificante di tutti i mali, non è niente per noi, perché quando noi esistiamo, la morte non c'è, e quando viene la morte, non ci siamo noi. Le porte del Dan sono chiuse. Chiuse le porte del Dan. Sciami dei moscerini che danzano a sera. Quando la notte si è fatta tutta buia. Quando il sole è sparito. Quando la notte si è fatta tutta buia. I moscerini sciame. Il turbinio delle foglie morte. Nella tempesta che mucchia. Nella tempesta che mucchia. Aspettano colui che verrà. Colui che verrà. E di cui sarà vicino ai suoi figli. E di cui ogni cosa va, ogni cosa ritorna. La ruota dell'esistenza gira in eterno. Ogni cosa muore, ogni cosa fiorisce ancora. L'anno dell'esistenza
scorre in eterno. Tutte le cose ritornano sempre e noi stessi siamo già esistiti un numero incalcolabile di volte e tutte le cose insieme a noi. In questa dimora vi sono quattro porte e quattro stanze impure che si chiamano una morte, una male, una ombra di morte, una oscurità. Vennero dall'oscurità due mosche, Fora e Tierofora, e due coleotteri, Ister e Necroforus, e si posarono sul cadavere da cui cadevano le unghie ed i peli. Le ossa si spogliarono delle masse muscolari, si aprirono le articolazioni, tutte le parti molli si trasformarono in liquame nerastro. Ti chiamano, non odi. Ecco la quarta sala. Tutta la tua persona glorifica gli spiriti delle stelle, poiché in verità il mondo inferiore del tuo essere è lo stesso infinito cielo. Il tuo ombelico è il regno dei morti, dove luce e tenebre si equilibrano. Io ti spiegherò ancora una volta l'eterno esoterico spirito. Io ti dirò ciò che avviene dopo la morte delle anime che ignorano lo spirito. Alcune di esse ritorneranno nel grembo materno. Tu troverai sulla sinistra la casa di Ade, una sorgente in un pozzo, ed al suo fianco un bianco cipresso. Non avvicinarti a questa sorgente, ma tu ne troverai un'altra vicino al lago della memoria, acqua fredda che sgorga, e davanti vi sono guardiani. Di, io sono un figlio della terra e del cielo stellato, ma la mia razza è del cielo soltanto. Questo lo sapete da voi. E mirate, io sono arso dalla sete e perisco. Datemi presto l'acqua fredda che sgorga dal lago della memoria. E da se stessi ti daranno da bere dalla sacra fonte. E da allora tu avrai signoria fra gli altri eroi. Il cerchio di molte nascite ho percorso senza requie, cercando il costruttore dell'edificio. Dolorosa è l'eterna reincarnazione. Ora ti ho ammirato, costruttore dell'edificio. Vennero dall'oscurità due acari, Uropodus e Tiroglifus, e disseccarono quanto restava sullo scheletro, così che restarono solo tendini e fasce. Ti chiamano, non odi. Ecco la quinta sala. Parlano di te e si dicono l'uno all'altra. Solleviamolo sulle nostre braccia, tu ed io quest'oggi, e rendiamolo felice per così lungo tempo che il suo nome sarà sulla bocca dei giovani e delle fanciulle. Ritto sulla soglia della tua dimora celata, tu ascolti questi proponimenti.
tu eri, e quando la fiamma sotterranea spezzerà la sua prigione e distruggerà la forma, tu sarai ancora come eri prima, e non conoscerai mutamento quando il tempo non sarà più. Una volta morrò come uomo e diverrò un essere fatto di sogno, ma la mia strada continua. Io divento ciò che nessuno ha visto o udito, e splendo sopra nascita e morte. Nulla muore, ma solo ciò che era composto si trasforma. Questa non è morte, è la rinascita. Non è forse il movimento, l'essenza della vita? Precipitano dalla loro creazione fino al dissolvimento, come bolle d'aria trascinate da un fiume, brillano e scoppiano. Venne dall'oscurità una tignola, disse Liella, e si aggiunse agli acari per corrodere i tessuti che ancora restavano attorno alle ossa. Ti chiamano, non odi, ecco la sesta sala. Una vita si schiude a te dinanzi e si offrono alla tua contemplazione i vasti orizzonti del cielo, ove regna la purezza che il tuo cuore anela. Sin dall'inizio dei giorni non esiste durata. Il neonato ed il morto non si somigliano, forse. Non portano ambedue i segni della morte. Quando il guardiano del mondo sotterraneo, colui che apre e chiude le porte, le porte del Dan sono chiuse. Chiuse le porte del Dan. Lì ammassati si affollano gli spiriti dei morti, come moscerini in sciame, come moscerini in sciame nella danza della sera. Nella danza della sera.
gli sciami dei moscerini che danzano a sera, quando la notte s'è fatta tutta buia, quando il sole è sparito, quando la notte s'è fatta tutta buia, i moscerini in sciame, il turbinio delle foglie morte, nella tempesta che mugghia. Nella tempesta che mugghia. Aspettano colui che verrà. Colui che verrà. Che dirà a questo vieni, a quello vai. A questo vieni, a quello vai. E Kvum sarà vicino ai suoi figli. Vicino ai suoi figli. E questa è la fine. Nulla più venne dall'oscurità. Lentamente la polvere e le ossa si dissolsero, ed il cranio per ultimo svanì davanti ai piedi dell'uomo. Ti chiamano, non odi. Ecco la settima sala. Tu conoscerai là nel profondo e principio e fine. Ecco che ti chiamano. Il tuo naso aspira l'aria del cielo. I tuoi immobili occhi contemplano le montagne di Bacau che si elevano nell'aldilà. I tuoi denti sono le teste della dea serpente Mehen. Le tue mascelle si estendono all'infinito e raggiungono gli spazi stellati. Io avrò il cielo e la terra per sepolcro e per sudario. Il sole e la luna saranno le mie pietre di giada. Le stelle e le costellazioni saranno le mie perle ed i miei gioielli. E tutto il creato formerà il mio corteo funebre. Gilgamesh. Gilgamesh. Dove corri? Dove corri? La vita che tu cerchi. La vita che tu non cerchi. La troverai. Non la troverai. Quando gli dèi crearono l'umanità. Quando gli dèi crearono dettero l'umanità. Agli uomini la morte. Dettero agli uomini e tennero la vita per sé. E tennero la vita per sé.